Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi, alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso come un laccio. Infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia della terra. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Ora la cosa più strana che si può notare nella liturgia è che leggiamo un brano, fra l'altro è lo stesso con qualche riga in più, di ieri, del Vangelo di ieri, leggiamo un brano che è apocalittico perché riguarda la fine del mondo e il ritorno di Cristo. In realtà l'avvento che noi celebriamo, che è l'inizio del tempo di attesa del Natale del Signore, ha un duplice valore, che non è facile comprendere subito. Il duplice valore è dato, uno, dal fatto che noi attendiamo la nascita di Gesù, ma ne facciamo solo un ricordo perché è già avvenuto nella storia e non tornerà a nascere. Quindi è una commemorazione, ma in realtà ha anche un valore di memoriale, che è qualcosa di più che poi cercherò di dire. Il secondo valore che noi abbiamo è che in realtà l'umanità intera, e in testa all'umanità ci sono i credenti, noi, attende il ritorno di Cristo, la seconda venuta, nella gloria, non più nell'umiltà del corpo, ma con il corpo risorto, non più per essere crocifisso e morire, ma per giudicare l'umanità intera, dal primo uomo fino all'ultimo che deve nascere, giudicare i vivi e i morti. Quindi quando noi iniziamo il tempo di avvento, che è l'inizio dell'anno liturgico, noi ci mettiamo nella disposizione di chi attende la venuta del Signore, ma la seconda, perché la prima è già avvenuta. Facendo ricordo del Natale, noi ricordiamo che tutto è già iniziato, concluso per una parte e si deve perfezionare. Quindi cominciamo a dire: attendiamo Gesù che è venuto per noi, no? Si è incarnato nel seno della Vergine Maria, il Natale dei pastori, e poi dopo la Pasqua è morto per noi, è risorto, ci ha liberato dai peccati e ha promesso, dopo aver dato lo Spirito Santo alla Chiesa il Consolatore, che sarebbe tornato a raccogliere i frutti, cioè a giudicare i vivi e i morti, cioè chi lo ha rifiutato, chi lo ha accolto e chi ha agito per il bene e chi ha agito per il male. In fondo la liturgia della Chiesa, che è Natale, la Pasqua, il tempo ordinario, è inserito liturgicamente come celebrazione e come ricordo delle cose passate in un qualcosa che deve ancora avvenire, perché l'ha detto il Signore. Noi viviamo dunque nell'attesa e non nel ricordo, viviamo nell'attesa del ricordo della seconda venuta di Cristo. Maranatha, vieni Signore Gesù. E allora perché facciamo ricordo liturgico delle cose passate? E questo è confondibile abbastanza facilmente con ricordare qualcosa che è avvenuto ma non c'è più, come guardare l'album di famiglia e guardiamo
qualche anno fa, guardiamo i genitori, i nonni, se abbiamo delle foto, e vedi questo passo. Noi non stiamo facendo questo con la celebrazione del Natale e non facciamo finta che Gesù nasca di nuovo. Questo è un errore. Gesù è nato una volta per tutti. Noi facciamo memoria, il memoriale. Ora, memoria, o fare il memoriale, che viene dallo stesso ordine di Gesù quando dice fate questo in memoria di me, lo ripetiamo nella messa. Il memoriale nella messa, per far capire che cos'è, non è come qualcuno pensa, crede o vuole insegnare, perché c'è anche questo, che noi ci ricordiamo di quello che ha fatto Gesù nell'ultima cena. Il memoriale, in ebraico si chiama zikaron, è in realtà una porta che si apre nel tempo ed entra nella dimensione dello spirito e ci mette davanti a quello che è avvenuto, o meglio, quello che è avvenuto si ripresenta davanti a noi sull'altare mentre celebriamo la liturgia. La liturgia è una porta, uso un'espressione un po' libera, spazio-temporale. Noi entriamo in un'altra dimensione, che è quella dello spirito, dove tutto è presente. Passato, presente e futuro, è tutto lì. Noi dunque, facendo la messa, facciamo memoriale della morte e resurrezione del Cristo, in questo modo Lui si rende presente a noi, come se noi fossimo realmente sotto la croce mentre Lui patisce, mentre Lui risorge e quando compare gli apostoli. Ci siamo anche noi perché la liturgia ci trasporta non idealmente, ma veramente con lo Spirito lì. O possiamo anche dire quello che è avvenuto là in quel tempo si riattualizza, diventa presente qui. Quindi tutta la liturgia, l'anno liturgico, è memoria del Signore. Noi entriamo a far parte dei fatti che sono accaduti. Quando Gesù patisce, ha in mente noi tutti, ci ha lì presenti e noi diventiamo presenti a Lui mediante la liturgia che si compie giorno dopo giorno con la celebrazione del Messa, l'ascolto della lettura, la celebrazione dell'Eucaristia che ci dà il corpo di Cristo. Noi siamo presenti a Lui e Lui è presente a noi. Si apre una finestra in cui il tempo non esiste più. E il tempo finirà. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E inizierà un nuovo mondo, cieli nuovi, terra nuova, dove tutto sarà presente, perché tutti saranno al cospetto di Dio, illuminati, nutriti e istruiti da Dio. Non avremo più bisogno di accendere luci, questo o quell'altro, dice no, la Bibbia. E non avremo neanche bisogno di uno che ammaestra l'altro, perché ognuno viene ammaestrato dall'interno, dal Dio vivo che vive in noi. Questo è il regno di Dio che verrà. Quindi spazio, tempo, passato, presente e futuro, tutto questo, come lo viviamo adesso, viene cancellato. Ma tutto rimane come presente. Sono come dimensioni in cui si entra. Sono delle porte che si aprono e questa porta è aperta dalla liturgia. Quando uno dice, ma io prego per fatti miei, preghi per fatti tuoi, ma qui si compie qualcosa di molto più grande. Se qui non sei abituato a pregare per fatti tuoi, perché anche la preghiera apre una porta, perché Dio ascolta e si comunica, ma con la liturgia quello che Dio ha fatto si ripresenta qui davanti a noi. Questo è il motivo per cui noi celebriamo il Natale, la Pasqua, la storia della Chiesa, la Pentecoste e tutte queste cose, perché diventa presente per noi. Ma in realtà noi, facendo memoria di questo, riceviamo gli aiuti da Cristo sacramentale per essere forti nell'attesa della sua venuta, la seconda, quella che si deve ancora compiere. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio.